Torna a settembre nel parco per quella che potrebbe essere anche l'ultima edizione. Le giornate musicali tra il verde della biodiversità di Catanzaro accoglieranno il ritorno dalle vacanze con 4 giornate dal 4 al 7 settembre. Il commissario alla provincia non si fa troppe illusioni, ma intanto si gode gli altissimi indici di gradimento che negli anni la manifestazione ha fatto registrare. È una rassegna che è cresciuta negli anni, che ha voluto ovviamente contrassegnare un cinquantennio di storia del rock, ma non soltanto del rock, attraverso gruppi stranieri ma anche un filo conduttore con le presenze italiane come quest'anno quella di Maurizio Vandelli, ma soprattutto anche all'insegna di quel pubblico che è stato sempre più numeroso e soprattutto spesso ha dimostrato che l'anfiteatro del parco non è sufficiente. L'ottava edizione, devo dire, all'insegna un po' di quel filo conduttore che negli anni pregressi abbiamo voluto testimoniare con gruppi spesso degli Stati Uniti e di New York che in qualche modo hanno contrassegnato la storia più importante musicale che dei molti che l'hanno vissuta direttamente, che l'amano e quindi degli appassionati, ma nello stesso tempo anche dei giovani che si confrontano sempre di più con un genere importante e soprattutto con quella storia di grande cultura che il parco ha ospitato. Auspichiamo ovviamente che questo testimone, visto la riforma delle province, possa essere continuato nel futuro, perché sarebbe un vero peccato non poter in qualche modo proseguire con una rassegna di tale valore. Vi aspettiamo come sempre 4 giornate, dal giovedì alla domenica, dal 4, 5, 6 e 7 presso il Parco della Biodiversità, con l'ottava edizione di Settembre al Parco, come sempre in attesa anche di quella opera che da oggi si potrà fare, la Hall of Fame, e quindi la testimonianza dei tanti artisti internazionali e anche italiani che sono stati ospiti della provincia di Catanzaro.